Di nuovo dovrete notare con questo PowerPoint da soli alcune cose le ho parecchie cose le ho dette, però è meglio di ripetere di nuovo. Questo è il discorso che vi ho fatto prima e l'ho aggiunto adesso su due piedi, quindi quanta carica oltrepassa, oltrepassa è un'unica parola, no? O su due, con due P però, o due parole, oltrepassa con due parole e una, con due P e una. Questo è quello che abbiamo appena fatto. Silenzio, cerchiamo di rimanere calmi. Quindi la quantità di carica che oltrepassa la superficie in un intervallo di tempo, delta Q, è sparito la J che parla. Poi io soffro molto a fare ste robe perché non vedo, sono molto handicappato qua, questo è un lavoro molto faticoso per me. Ok, quando è ortogonale è ovvio che manca il coseno di teta, questo è banale, d'accordo? Quindi la J la chiamate la densità di corrente elettrica, ok? La S cos'è? È la densità di corrente di energia. Uno potrebbe, come ho scritto là in fondo, l'analogia è quella, d'accordo? S vi dà la direzione e il modulo di S vi dice anche qual è la densità di questa specie di corrente di energia. Quindi la parola intensità, questa parola l'ho usata poco fa ma senza soffermarmi su questa trasparenza. L'intensità cos'è? Allora, l'energia elettromagnetica che sbuca per unità di tempo e per unità di area si chiama intensità e si misura in joule al secondo per unità di area, quindi metro quadro, watt al metro quadro. Quindi nel sistema internazionale l'intensità si misura in watt al metro quadro, d'accordo? L'intensità, questa roba che abbiamo appena calcolato, è questa cosa qui, d'accordo? Questa è chiamata in realtà l'intensità istantanea. Come vedete c'è la dipendenza del tempo qua. Poi si parla dell'intensità mediata sia nel tempo che nello spazio, quindi si fa una media di questa cosa qua. Quindi voglio aggiungere la parentesi T qui per ricordare che è l'intensità, chiamiamola istantanea. Quindi metto intensità istantanea e aggiungo qui brutto da vedere, dove la metto? Metto qua, ok? C'è una... non vedo così, ok? È giusto? Il correttore automatico dice che è giusto. Salvo, se no presentazione. Ok, quando fate la media di questa roba viene fuori un fattore e un mezzo, perché in blu c'è il coseno e in rosso c'è il coseno quadro. Vedete che il coseno oscilla tra 1 e meno 1, invece in rosso il coseno quadro oscilla tra 0 e più 1. E se io vi chiedo qual è la media della curva blu, oscilla attorno allo 0. Quindi la media della curva blu è 0. Invece la media della curva rossa è un mezzo. Ok? Quindi la media del coseno quadro vi dà un fattore un mezzo. D'accordo? Eccolo qua, c'è l'un mezzo, quindi questo qua diventa un mezzo, quindi la C è qui, la epsilon 0 è qui, la E 0 è qui e quindi questo vi dà l'un mezzo. Quello che è tra la parentesi, se volete, è il valore massimo della densità di energia. Questa è un'espressione che non ho usato, ahimè,
anche se è implicito in tutto quello che ho fatto. Andiamo indietro. Sono parole queste, eh? Questa roba qua. Silenzio! L'un mezzo epsilon 0 E quadro si chiama la densità di energia del campo elettrico. Per sapere quanta energia c'è in un condensatore dovete sapere la densità di energia, poi dovete moltiplicarlo per il volume. Quindi questo vi dà quanta energia al metro cubo, quando moltiplicato per un metro cubo vi dà l'energia del campo elettrico. Questa roba qua, un mezzo, 1 su mu 0 B quadro, è la densità di energia del campo magnetico. D'accordo? Densità di energia. Ok? Vedete qua? Va bene. Questo è un tipico esempio numerico che si vede in giro in tanti esercizi, forse l'ho anche dato, non ricordo più. Un'onda piana che si propaga nella direzione X con ampiezza elettrica un certo numero, quasi 300 volte al metro, con polarizzazione lungo la direzione Y. Scrivere esplicitamente i campi A e B, calcolare l'ampiezza del campo B, scrivere il vettore dei pointer e calcolare l'intensità e l'intensità media. È banale, no? Guardate questa scheda qua molto bene e usate le formule che sono nel PowerPoint. Quindi questa è la scrittura esplicita del campo elettrico. Propaga nella direzione X ed è polarizzata nella direzione Y. Il valore E0 sarà 288 volt su metro. Il campo B cos'è? È questo diviso C. Propaga nella stessa direzione X, però ovviamente orientato in direzione Z, per la regola della mano destra. Campo elettrico è l'indice, campo magnetico è il pollice, è il medio. Elettrico, indice, medio è il campo magnetico e la direzione di propagazione è il pollice. Ok? Quindi qua poteva esserci un più o un meno, un segno un più o meno, dovevate usare la mano destra per convincere che vi andrà un segno più. D'accordo? Il vettore di Poynting è questo, e quindi questo è il vettore di Poynting, usando questi due, è banale. Quindi l'ampiezza del campo magnetico è semplicemente quello elettrico diviso C, quindi viene fuori un certo numero di cosa? Di Tesla. L'intensità, ok? È questa roba qui, come funzione del tempo, questa è l'intensità media. Quindi è questo modulato dal coseno, ok? L'intensità media viene fuori, dividete questo per 2, semplice, d'accordo? Meditate su questo semplice esempio. Questo l'ho fatto. E d'accordo, abbiamo chiuso questo PowerPoint. Ho fatto qualche piccolo commento qui. È ovvio che se prendete due oscillatori che differiscono nella loro frequenza naturale, ma hanno omega zero diverse, la loro capacità, la loro... Prendete un oscillatore, una particella carica, e lo fate oscillare. Perderà energia, increspatura del campo elettrico, d'accordo? Allora immaginate due oscillatori, cioè dovete immaginare questo disegno qua con due oscillatori che hanno un omega zero diverso, d'accordo? Qual è quello che perde più energia per unità di tempo? Due oscillatori, due cariche elettriche, però che sono attaccate a molle con costante elastica diverse e a oggetti di masse diverse, perderanno joule per unità di tempo, perderanno energia a un ratio diverso. Perché? Perché il ratio con cui perde energia dipende dall'omega alla quarta. Quindi due oscillatori che hanno omega diverse perderanno energia a un ratio diverso. Questo è il messaggio. D'accordo? Questo è il messaggio. Non meditate su questa, meditate su questo disegno. Il tasso con cui perde energia dipende dalla omega 0 di questo oscillatore. Cos'è l'omega 0? È l'ampiezza naturale di oscillazione. Cioè, se questa particella non avesse carica, se fosse neutra, oscillerebbe avanti e indietro con una pulsazione omega 0, quindi con un periodo 2π diviso omega 0, d'accordo? Con diversi periodi. Quindi il tempo tra questo picco e questo
dipende dalla costante elastica, questo l'abbiamo capito, dipende non dall'elastica, dipende da K diviso M, ok? Il periodo qua, quello pseudo periodo, dipende da tante cose, in particolare dalla rigidità della molla e dall'inerzia del blocco. Se adesso avete due molle e due blocchi e hanno la stessa carica, entrambe perderanno energia, dalla stessa carica, magari li fate partire dalla stessa ampiezza di oscillazione, però hanno pulsazioni diverse, hanno frequenze naturali di oscillazione diverse, perderanno energia a un ratio diverso. Questo è il senso. Attenzione, questo segno meno è in valore assoluto, eh? Questo è un valore, questo è un oggetto negativo, quindi sto dicendo il valore assoluto del ratio della perdita di energia della particella 2, quello che ha la pulsazione più grande, è maggiore di quello dell'altro. Ok? Su questa slide vorrei che voi rispondesse a questa domanda, perché leggete quella frase: la carica 2 risente solo del campo elettrico creato dalla 1. Perché? Guardate il disegno. Perché la particella 1 sta andando, in questa istantanea, sta andando proprio nella direzione della 2. Quindi lui si muove, certo, crea un campo magnetico, certo, ma il campo magnetico che questo crea, in questo punto, com'è? Avete pensato alla legge di Bell-Savart? Questa carica che si muove è una corrente, non vi pare? Quindi avete la corrente che è così, e voi state cercando di calcolare il campo magnetico qua, quindi avete il versore, forse il disegno è più opportuno farlo qui. Anzi, faccio questa domanda, l'ho già fatto: se questo è un filo e poi, che so, il filo fa una cosa del genere e io vi chiedevo il campo magnetico di questo punto e poi vi chiedo questo elemento di corrente qua, contribuisce qui a un campo magnetico? Sì, no, dai, l'abbiamo fatto questo. Non contribuisce. Perché non contribuisce? Questo è UDR. Scusatemi. Sì, questo è UDR qua. UDR primo va dalla sorgente al punto matematico. Questo è parallelo a questo, quindi il prodotto vettore è nullo. Quindi, questo, che è una carica in movimento, crea o no un campo magnetico qua? No! Perché? Perché il vettore che va da questa, dall'elemento di sorgente che dovrebbe creare in questo punto un campo vettoriale, va così, è proprio parallelo alla corrente. Quindi, questo signore non vede il campo magnetico creato da questo. Il campo magnetico creato da questo in questo punto vale zero. Quindi questo signore sente solo la parte della forza di Lorentz che viene dal campo elettrico. Ma pensate al contrario. Quindi questo signore sente solo la forza, questo A2. Questo slide è estremamente importante, ragazzi. State zitti e cercate di pensare. Questa freccia verde rappresenta l'accelerazione della carica 2. Quindi moltiplicando A2 per M, voi avete la forza di Lorentz sulla carica 2 è parallela a questa freccia verde, la forza è per di qua, perché è di qua? Perché c'è solo il campo elettrico in questo punto, c'è solo il campo elettrico, non c'è il campo magnetico, quindi la forza di Lorentz in questo punto è dato da Q2 per il campo elettrico creato da Q1. Guardate adesso la domanda opposta, qual è l'accelerazione o qual è la forza, se volete, che la particella 1 sente? La particella 1 si trova in questa posizione, e in questa posizione c'è sia un campo elettrico che nasce da questo, quindi una forza elettrica in questa direzione, ma c'è anche una forza magnetica. Perché? Perché
In questo punto c'è un campo magnetico creato da questa corrente, c'è una corrente, c'è un campo magnetico che esce dalla lavagna. In questo punto c'è un campo elettrico che è di là e c'è un campo magnetico che esce di là. E siccome la particella ha una velocità in questa direzione e il campo magnetico esce dalla lavagna, scusatemi, è così, vedete che là c'è una forza magnetica in questa direzione. Volete che io lo disegni? No, non posso, non voglio farlo, dovete meditare questa domanda qua, perché, perché, perché? Quindi la conclusione è che questa accelerazione e questa accelerazione non sono parallele. E quindi va a farsi fottere la terza legge di Newton. E quindi la quantità di moto di questo più questo non è una costante. Però tutto si salva perché il campo elettromagnetico trasporta la quantità di moto. Quindi ci sono tre personaggi in questa figura, non ce ne sono due, c'è anche il campo. Questa figura è estremamente importante. Qua ho messo qualche commento in più. Quando l'elettrone precipita, stavo scrivendo prima precipitato. Quando l'elettrone precipita sul nucleo, l'energia meccanica va verso meno infinito, quindi vedete che ho forse scambiato gli estremi? Sì, sono scambiati qua. Questo dovrebbe essere meno 13 e sono scambiati qua, perché il valore finale è meno infinito. Qua sì, è corretto, qua è sbagliato. Quindi qua metto infinito, dov'è il simbolo dell'infinito? Cioè deve diventare matti qua. Ecco qua. Infinito. E questo è 13,6 elettronvolt. Ok, e ovviamente qua non si legge più niente, e questo va su, no? Vabbè, lo tolgo, tanto si capisce, c'è anche scritto là, va bene? Sì, salvo. Ok, questa è un'altra tipica domanda. Sono due cariche uguali, è un disegno opposto. Guardate il piano di simmetria, cioè il luogo di punti che hanno la stessa distanza due cariche. Ok? Adesso spengo questo per un attimo e poi lo riaccendo dopo. Notate com'è fatto. C'è un piano qui a 0 volt, un piano a 0 volt, un piano a 0 volt. Pezzo di rame, questo pezzo di rame è messo a massa. Cosa vuol dire? Che questo pezzo di rame ha potenziale elettrostatico zero. Qua a una certa distanza D metto una carica positiva Q. Cosa succede?
Nel tenere ferma la carica, noto qualche sforzo muscolare particolare? Se lascio la presa, cosa succede? La risposta è che sentirò un notevole sforzo muscolare e appena lascio la, lascio la presa, questa carica accelera verso la piastra. Con quale forza? Questi due esercizi sono identici. Sono identici in questo spazio. Shh, silenzio! In questo volume che sta a destra del piano infinito di rame, questi due esercizi sono assolutamente indistinguibili. Cioè, il volume che è a destra di questo piano, questo è il piano dei punti equidistanti. Punti equidistanti. È un piano. Questo è un piano di rame. Ciuco, rame. Shh. Silenzio! Fate anche sputacchiare. A destra di questo piano, V uguale a 0, e a destra di questo piano di rame, V uguale a 0, il problema è indistinguibile. E quindi quello che è la risposta qua, è la risposta qua. Quindi qual è la forza che questa carica sente trovandosi di fronte a un piano di rame messo a 0 volt? La forza, questo sente una forza, e la forza è uguale a 1 su 4 y y0 q quadro. Sarà una forza attrattiva, quindi c'è un segno meno se volete perché è verso di là, attrattiva, diviso, se questa è la distanza dalla carica dal piano, la chiamiamo, che so, D, allora questo è 2D al quadrato, perché questa è la forza di Coulomb che c'è qui. Questo segno meno vuol dire che è attrattivo. Voilà. Quindi, da una domanda che non si cosa succede, questo è un trucco, si chiama il metodo delle immagini. Altro esempio. Questo è un piano di rame e questo è un altro piano di rame, li mettete a 90 gradi. Una carica qua, che è a questa distanza, chiamiamola A, da questo piano, e a questa distanza B, da questo piano. Sentirete cosa succede? Sentite uno sforzo muscolare particolare nel tenere la carica qua? Ovviamente il piano è, attenzione, il piano è a massa, cioè cosa vuol dire? Che questo è tutto V uguale a 0, V uguale a 0. Dire a massa vuol dire che V uguale a 0, ok? V uguale a 0, un altro modo per dire, potenziale del rame è V uguale a 0. Sentite uno sforzo muscolare particolare a tenere la carica lì? Sì! E quando mollate la presa ci sarà un'accelerazione perché risente la forza. Che forza? Allora, questo esercizio è equivalente a questo. Queste sono le linee matematiche per guidarne le disegni. Tanto devo prendere tutte e due le misure, quindi questo è... Un quaderno? Un quaderno... E questo è...
messo il segno. Dove queste linee matematiche sono a V uguale a 0. V uguale a 0. Quindi, quello che succede in questo quadrante è equivalente a quello che succede qua. Certo che qua c'è rame, ma non sto dicendo quello. In questo quadrante è equivalente a, quello, a questo problema in questo quadrante. Quale cariche devo mettere qua per dare la risposta giusta? Cioè devo mettere delle cariche qui in modo che questa linea e questo piano e questo piano siano a V uguale a 0. Come devo mettere le cariche? Usate la testa. QQQ? O meno Q meno Q meno Q? C'hanno segno questi? O è Q meno QQ? O è meno QQ? Pensate! Questo è meno Q? Questo è meno Q? E questo è più Q? Perché così questo è un piano potenziale uguale a 0 per questi due e questo è un piano di V uguale a 0 per questi due o per questi due. E quindi qual è la forza che la nostra carica sente? Come no? Certo che sente la forza, perché sente una forza di repulsione dovuta a questo. Ci sarà una forza di repulsione, di attrazione voglio dire, ci sarà una forza di attrazione, questa è positiva, questa è negativa, c'è una forza di attrazione con questa, però questa qua avrà un modo, la forza di attrazione che nasce, la forza di attrazione che questo sente, che nasce da questa carica, ha un modo diverso, perché le distanze non sono uguali, no? Questa l'ho chiamata la distanza A, no? Questa è la distanza, no, ho chiamato questa la B e questa la A. Ok, questa è la B e questa è la A. Quindi questa distanza qua è 2B, mentre questa distanza è 2A. Quindi le distanze sono diverse, i modi sono diversi. Quindi avete una forza di attrazione per di qua, una forza di attrazione per di qua, che è un modo diverso, e avete una forza di repulsione dovuta a questo, che però è la più distante. Quindi la forza di repulsione è in questa direzione e avrà un modulo corrispondentemente piccolo in base alle diverse distanze. Quindi dovete usare la somma vettoriale delle forze di Coulomb. Concettualmente non è difficile, la difficoltà è semplicemente un po' di trigonometria, no? Cioè, se questa è A e questa è B, questa distanza qua è la radice quadrata di A quadrato più B quadrato, quindi questo è due volte quello, eccetera, eccetera, eccetera. Pensateci. Quindi un problema apparentemente difficile, riconosco che è con questo trucco riesco a risolverlo. Qui si chiama il metodo delle immagini. Questa carica qua, che è dall'altra parte, questa carica qua è una carica immagine di questo. Questa carica è distribuita sulla piastra. In realtà voi avete tante cariche qui che sono distribuite abbastanza concentrate in faccia a lui, poi la distribuzione non è uniforme e la somma di tutte queste cariche qui vale meno Q. È come se questa vede una carica, vede l'attrazione di una carica negativa. Certo, tutte queste cariche sparpagliate sul rame, ma l'effetto di tutte queste cariche è come se ci fosse una carica meno Q qua. Analogamente, questa carica positiva induce delle cariche negative qua, avranno certamente una distribuzione non uniforme e qua ci sarà, proprio perché questo è a zero e ha un accumulo di cariche negative qua, è un accumulo di negative da questo spigolo qua giù, è diventato in realtà uno spigolo positivo, poi ci sarà una distribuzione è complicata. Ma l'effetto complessivo di questa carica qua, di questa carica qua e questa carica qua è come se avessi una carica negativa a un'opportuna distanza, la carica positiva a un'opportuna distanza, e lo spigolo è qua, no? È una carica negativa. Questo è un metodo delle immagini molto potente. D'accordo? E volevo farvi vedere un'altra cosa molto rapidamente.
domani ci vediamo alle 10, mi raccomando. Allora, supponete qualcuno vi dice, ecco una sfera di rame, quindi in elettrostatica sfere di rame sono equipotenziali, e fate in modo che questa sfera qua sia a massa, cioè volete che questo sia V uguale a zero, e mettete una carica positiva qua, Di nuovo, ormai a valle di questa intuizione qua, alla domanda, secondo voi, tenere questa carica positiva qua di fronte a una sfera messa a zero nel senso che il potenziale è uguale a zero, tenendo questa carica qua, sento uno sforzo muscolare inusuale rispetto a tenere semplicemente la mano così? Quando mollo la presa, cosa succede? Questa carica positiva induce delle cariche negative su questa sfera e ci sarà una forza di attrazione. Allora, come fa la gente a calcolarla? All'epoca dei vecchi corsi di laurea, quelli che duravano per solo la parte dell'elettromagnetismo 100 ore e la parte della meccanica 100 ore, si faceva questo calcolo. Non ve lo faccio più, perché è molto matematico, ha un sacco di integrali, però era abbastanza istruttivo, per quello lo facevamo. Non c'è più il tempo di farlo e perdete l'opportunità di imparare qualcosa, però forse il sapore di quel tipo di problema lo potete in qualche modo intuire da queste semplici versioni del metodo di Masi. Guardate qua. Allora, questo è il clear all track. Ok, allora per esempio prendo una carica positiva qua. Non vediamo. Dai, flusso di energia, andate da là a là, coraggio. Ovviamente lo provo a inclinare. Si accende o non si accende? Sta scaldando, si vedono un po' di fotoni uscire da là. Quanti fotoni? Avete mai fatto il conto? Allora, attenzione, se ho due cariche assolutamente uguali, come ho fatto prima, quindi è un dipolo, e io cerco il posto dove c'è 0, V uguale a 0, eccolo là, e faccio plot, viene fuori un piano, non è proprio un piano, ma semplicemente perché probabilmente questo non è 0,000, ma è 0 con una certa precisione, vedete che sono solo una cifra dopo la virgola, quindi se è 0,01, allora non è proprio un piano, per essere il piano deve essere 0,00, d'accordo? Ecco il piano. Se adesso ovviamente aggiungo un'altra carica qua, lo sovrappongo un po' così che si vede che sono due, questo ovviamente sparisce, e vi chiedo dov'è che è zero di nuovo? Andiamo a cercare. Mannaggia. Riuscirò a prendere? No, mannaggia. Che stress. Non ci arrivo. Occorrerebbe un modo. Eccolo là. Ah! Quando ho mollato il pollice si è spostato. Provo di qua. No, peccato. Adesso dico al programma di disegnare i punti che hanno V uguale a zero. Una sfera. E quindi nel conto che si faceva una volta, si sosteneva, qua avevo messo due cariche e questo era uno. E vedete, il centro della sfera è qua, non è sulla carica blu, è qua.
Quindi il problema sta asserendo, la soluzione del problema di qual è la forza che questo sente in faccia a una sfera messa a 0 volt, equivale alla carica messa vicino alla carica che ha valore diverso, più piccolo, questo era 2Q, questo è meno Q, ok? E questa meno Q è messo in un posto speciale, questo è il centro, ed è messo a una distanza opportuna, in modo che questo punto qui, no, non è quella, questo è quello. Dove disegno? Qua. Se questo è il centro della sfera e questa è la vostra carica Q, c'è una carica meno Q da qualche parte, meno Q primo, che è diverso. No, Q primo è inferiore a Q, prima cosa, lo vedete qua, qua avevo 2Q e qua è meno Q, questo è inferiore a questo. Quindi il trucco è di sapere questa distanza e questa distanza. E quindi questo punto che ha una certa distanza, questo è il raggio del cerchio, il raggio della sfera, chiamiamo, no attenzione, sto sbagliando. Questo è il centro del cerchio, d'accordo? Questo è il centro del cerchio. Questo è la carica immagine. Questo si chiama la carica immagine. Cioè il comportamento di questo, questo induce sulla sfera di rame delle cariche negative. E il comportamento di questo è come se si trovasse di fronte a una carica meno Q, ma la carica meno Q non è al centro del cerchio, è spostato, come vedete dal disegno. Allora, in questo punto che appartiene alla sfera, la richiesta è che i potenziali in questo punto matematico creato da questa carica, da questa carica deve essere zero. Cioè stiamo dicendo che se chiamo questa la distanza R', quindi questa è la carica immagine, carica immagine. Attenzione, è una carica equivalente a tutte quelle che sono realmente distribuite. E chiamo R' la distanza del punto sul rame rispetto alla posizione della carica immagine, e chiamo R la posizione del punto matematico sulla sfera rispetto alla carica vera, questa qua. Io sto chiedendo che 1 su 4 pi greco epsilon 0 Q' diviso R' sia uguale a 1/2 4 pi greco. Sto chiedendo questo, ovviamente questo non c'entra fico secco, sto chiedendo questo, cioè sto chiedendo che questo deve essere uguale a questo, questa è la richiesta base. E poi uno si fa un po' di geometria, un po' di trigonometria, un po' di opportuni calcoli e ricava la forza che c'è qui, ok? Vorrei che voi guardasse un attimo, adesso ho due cariche qui e una qua, cosa succede se ne metto tre? Guardate come è messa la sfera, eh? Guardate come è messa la sfera rispetto alla carica. Adesso lo cambio, metto una terza carica qua, quando lo farò sparirà la sfera. Cerchiamo il punto che è a 0 volt, dov'è? Vedete, sta scendendo da qualche parte qua, eccolo, già superato il 0. Mannaggia! Ah, appena ho tolto il dito da, ecco, tra. Vedete come questa carica si sta avvicinando al centro, però la sfera è anche più piccola. Qua ho tre cariche, qua ne ho una. Quindi questo era il messaggio che ho cercato di darvi l'altro giorno quando abbiamo cominciato a parlare della capacità e dell'induzione elettrostatica completa. Se questa è la vostra sfera messa a massa e qua c'è una carica, non tutte le linee vanno a finire qua. Alcune vanno a finire qua, ovviamente vanno localmente a 90 gradi. Perché devono andare a 90 gradi? Perché il potenziale deve essere, la sfera deve essere potenziale,
alcune linee magari fanno così, ma altre proprio non ci vanno per niente. Quindi se ho qua una carica 3 e questa è una, e qua disegno 4 linee, quindi 4 per 3 fa 12, da qua escono 12 linee, ma solo 4 di quelle vanno a finire sulla sfera. Solo 4 di queste linee che escono qua vanno a finire sulla sfera, e quando ci vanno così. Devono essere localmente a 90 gradi rispetto a... devono essere normali alla superficie. Questa è la parola 90 gradi non è molto felice. Le linee di campo devono essere normali alla superficie. Di quei 12 linee di campo che escono qua, i 4 che vanno a finire, che stanno cercando di andare alla carica immagine e vanno a finire sul rame, ci vanno normalmente al rame, ma le altre 8 linee scappano via, vanno a finire altrove, d'accordo? Meditate su questo.